Ipotesi per una bambina cyborg. La bambina è una farfalla, con le ali della casa. Nell'inconscio i ragni cadono ad uno. L'acqua è una goccia, stilla da una stella. Una tubatura si è rotta. Non ci sono mani piene, non ci sono mani vuote. Dove vivi tu, nessuno è come te. La metà di una metà. La luce, il buio, un buco, la memoria di qualcosa. Una questione di strabismo, di postille, di pupille dilatate, di assenze rimandate al mittente. L'aria entra nella stanza, soltanto quel tanto che le basta per uscirne. Soltanto a volte si produce l'eco, ti sembra, di conoscerne la voce. Ma tu non sei persa. Il coniglietto è ancora sopra il muro, gioca sempre a fare la tua ombra. Tu continua ad esserti infedele. Tu continua. Questo mondo è di nessuno, ma qualcuno lo pretende uguale a sé. Questa storia, che non è una storia sola, è per te. Quando mangi non finisci tutto, guardi sempre dentro al piatto, non puoi dimenticare quello che tu sola hai visto. Certe cose sono troppo amare. Hai paura della morte, anche se non lo dici, e mi guardi come se fossi capace di insegnarti la vita e come si muore. Noi non siamo solo noi non ci bastiamo mai. Il corpo è un meccanismo del pensiero che si incarna. Potrebbe non finire, potrebbe sopravvivere anche pieno di protesi. Certe volte glielo permettiamo già. La fame genera sempre altra fame. La forma è un antidoto alla paura. Puoi escludere la rinascita se tutto si rigenera. Un giro alla giostra, 20 minuti gonfiabili o nella gabbia, e il mondo si disarma, disattende la caccia, dimentica il vuoto animale e ritorna, amniotica danza, si distende, si spalanca.